Allora, buonasera a tutti, si sente? Benvenuti al primo incontro del ciclo di conferenze di Orizzonti in Medicina e Biologia. Io sono Paolo Migliori, sono un allievo ordinario del secondo anno di medicina alla Scuola Superiore Sant'Anna. Bene, per chi non conoscesse la nostra istituzione, la Scuola Superiore Sant'Anna è un'università pubblica, per la quale si può accedere solo e esclusivamente per merito tramite un selettivo concorso nazionale. Ebbene, la nostra scuola, seppur di recente fondazione, ha già un grande prestigio internazionale per tutte le sue attività e perché fonda, diciamo, i suoi principali punti di forza sull'innovazione e sulla ricerca. E da questo fervido ambiente culturale nasce l'idea di Orizzonti in Medicina e Biologia. Un'esperienza per la quale vengono invitati nella nostra scuola degli ospiti illustri di grande spessore, sicuramente. Però appunto questi ci riportano le loro esperienze di vita, lavorative, sotto forma di conferenza, per l'appunto. Adesso riassumeremo un po' quello che è stato fatto negli anni scorsi tramite un video che fermo a vedere in questo momento. Grazie. Benissimo, allora ringraziamo innanzitutto il professor Guido Rasi per la sua presenza, per averci concesso questa conferenza e lascio la parola al professor Leonetti, che è colui che si occupa di curare questo corso. Grazie. Grazie Paolo, buonasera a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento Orizzonti Medicina e Biologia dell'anno accademico 2020-2021. È un grande onore avere qui, a un anno esatto dall'inizio di questa pandemia, il professor Guido Rasi, l'ex direttore esecutivo, diciamo da poco non più, dell'Agenzia Europea dei Medicinali, dopo ben due mandati, e deve averlo qui alla Scuola Superiore Sant'Anna per parlarci non solo di EMA, ma anche di come nasce un vaccino, un farmaco disponibile e accessibile a tutti. Alcune informazioni che, anche se è un ospite di grande prestigio, che noi conosciamo anche per le sue posizioni, per il suo valore, come dice Luca Pani, per la sua visione, no? Alcune nozioni che riguardano il professor Guido Rasi. Il professor Guido Rasi è un medico. Si laurea in medicina e chirurgia nel 78, 1978, presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, dove continua i suoi studi specializzandosi prima in medicina interna, sempre alla Sapienza, e poi in allergologia e immunologia clinica. Quindi, nonostante fosse un medico, ha continuato a rispondere alla sua vocazione, che è quella anche del porsi domande come ricercatore, ed è stato per più di 10 anni ricercatore prima e poi dirigente di ricerca con delle responsabilità di coordinamento presso il CNR. Ha avuto la possibilità di confrontarsi in ambiti molto importanti, non solo come quello dell'immunologia, ma anche delle biotecnologie. È stato direttore generale dell'AIFA e
nel mentre è stato eletto, diciamo, a guida dell'Agenzia Europea dei Medicinali per ben due mandati, dal 2011 fino al 2020. Basterebbe andare indietro nel tempo e leggere gli articoli sul Corriere della Sera. Nello stesso anno il professor Guido Rasi e il professor Mario Draghi entravano con due incarichi diversi a posti di vertice della Commissione europea. E fu visto questo come un grande apprezzamento nei confronti della nostra Italia e di quelle che sono le menti italiane. Il professor Guido Rasi ha avuto la possibilità di guidare questa Agenzia Europea dei Medicinali quando era in sede a Londra e quindi traghettarla dall'altro lato, cioè, sulla terraferma, andando poi ad approdare nella città che la ospita, Amsterdam. È inutile che mi dilunghi oltre, certo vorrei sottolineare che oltre gli innumerevoli riconoscimenti avuti fino ad oggi, mi preme ricordarne due, anzi tre. Il primo è l'Honorary Fellowship della Royal College of Physicians di Londra nel 2017, poi nel 2018 viene insignito del premio Giovanni Paolo II dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ed è un premio che viene dato a uomini di ricerca nella giornata della ricerca, dedicata alla ricerca. E nel 2019 riceve la laurea honoris causa in scienze biotecnologiche e biomediche dell'Università di Catania. Attualmente cosa fa il professor Rasi, che è ordinario di microbiologia all'Università di Roma Tor Vergata? È tornato a insegnare ai suoi studenti all'Università di Roma Tor Vergata e continua con degli incarichi di responsabilità importanti non solo in quello che è il Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Roma Tor Vergata, ma ha un ruolo importante per la ricerca clinica. Poc'anzi sottolineava la rilevanza della ricerca clinica in un paese come l'Italia che ha una tradizione scientifica lodevole in tutto il mondo. E attualmente è presidente del Clinical Trial Center del Policlinico Gemelli di Roma e cerca un po' di prendere per mano i ricercatori clinici del futuro, facendoli vedere cosa sarà l'Europa del domani. E quindi invito qui il professor Guido Rasi per la sua lectio magistralis. Grazie. Dunque, io coerentemente con le conoscenze della trasmissione virale me lo tolgo a questa distanza. E, prima di tutto, buonasera, buonasera a tutti voi in sala e quelli che ci ascoltano via internet. Prima di tutto voglio ringraziare il professor Lionetti e la Scuola Superiore di Sant'Anna per l'opportunità, intanto per il prestigio che comporta venire a tenere una lezione in questa scuola e anche per aiutarmi a reinserirmi nella vita accademica dalla quale manco ormai da qualche anno e nella quale mi fa grande onore e grande entusiasmo di ricominciare e di reinserirmi. Io, come vedete dal titolo, ho preparato una relazione. Forse un po' ambiziosa dal titolo, è chiaro, non spaventatevi che non tratteremo tutto questo, anche ci vorrebbero, non basterebbe un'ora di seminario e di scambio. Ho cercato di dare una visione un pochettino olistica dall'alto, in cui rischio ovviamente che sia semplicemente solo confusa, per far capire che cosa c'è dietro un'approvazione del farmaco, cosa c'è dietro la disponibilità di una terapia al letto del paziente. E questo va molto al di là della disciplina medica. Sicuramente per i medici c'è una diretta
potenziale interesse, ma per tutte le altre discipline che ho sentito essere rappresentate questa sera nella sala, vedrete ci sono tanti agganci in tutte le dimensioni che ho sentito essere qui presenti, quindi potenziale interesse per tutti, potenziale noia mortale per tutti, intendiamoci. Ma questo cercherò di evitarvelo al meglio delle mie capacità. Come dicevo, cerchiamo di fare insieme un piccolo excursus, dopodiché ciascuno di voi cercherà di catturare quello che, per curiosità, per cultura, per background o per semplice interesse generato da qui, potrà essere poi sviluppato nel futuro. Vediamo se riesco anche a far funzionare la tecnologia, sarebbe coerente con quello che vado a dire, no? Perfetto. Quindi tenerlo verso là. Va bene, questa dichiarazione di non responsabilità, tanto sapete sempre sono tutte bugie. Cosa cambierà nell'ambito delle cure, della terapia e dell'approccio all'accesso a tutto, semplicemente tutto, perciò lo chiamo cambio di paradigma. Cambierà anche la diapositiva? No? Ok. Un primo grosso cambiamento che vedo sarà la necessità di ridefinire le malattie stesse. Attualmente la definizione è quella fondamentalmente anatomo-funzionale. Molto probabilmente ci sarà necessità, su questo faremo un piccolo approfondimento, di fare una ridescrizione della nosologia in base ai pattern molecolari. Cambierà la prescrizione dei farmaci, sarà sempre meno attuale, soprattutto per le terapie innovative, avere il medico che prescrive un farmaco e vai a procurarti da qualche parte. E le terapie stanno evolvendo verso procedure terapeutiche, verso strategie terapeutiche, verso somministrazioni complesse e sequenziali di atti medici che prevedono anche agenti ad azione farmacologica. E la novità, il potenziale grosso, per alcune terapie lo vedremo, è di passare dalla semplice terapia alla cura. Noi oggi curiamo l'ipertensione nel senso che finché siamo sotto trattamento controlliamo l'ipertensione, ma molto raramente curiamo la malattia ipertensiva. La possibilità, la speranza di queste terapie è di passare alla cura, cioè l'eradicazione della malattia, che è possibile oggi solo per molte malattie infettive, ma per tante patologie no. E ancora di più vedremo, soprattutto con le possibilità e la grande speranza che danno le terapie geniche, si può passare forse dalla cura anche alla prevenzione delle malattie, ma su questo approfondiremo. Si passerà a generare l'evidenza in maniera completamente diversa. Oggi il golden standard sono i randomized clinical trial, RCT sta per randomized clinical trial, cioè i grossi clinical trial randomizzati, spesso auspicabilmente in doppio cieco quando possibile. Rimangono il golden standard, ma servirà una serie di altri strumenti per generare l'evidenza. La real world evidence sarà parte essenziale di questa generazione dell'evidenza e oltre vedremo i big data e tutta una serie di sorgenti di ulteriori informazioni e dati che si affiancano, badate bene, non sostituiscono i trial randomizzati. La farmacovigilanza subirà una fondamentale evoluzione perché la farmacovigilanza oggi, come sapete, si basa sul riporto dell'evento avverso che un paziente o che qualsiasi altro attore della filiera sanitaria riporta. Ma questo deve inseguire
malattia. Questo significa arrivare dopo che l'evento è già avuto, per poi prendere misure, attività fondamentali, importantissime. Ma siamo ancora nella succede dopo. L'altro aspetto fondamentale è che si passa dalla definizione del beneficio rischio, questo è il mandato esatto dell'Agenzia Europea del Farmaco, deve stabilire per un dato intervento se il beneficio sia superiore ai rischi. Punto. In maniera assoluta non esiste niente in biologia di assoluto, ma in maniera sufficientemente robusta da consentire una nuova opzione terapeutica. Diverso è ovviamente il valore clinico aggiunto che va definito con un'evidenza, un evidence standard molto più complesso, molto più articolato e che viene sempre più richiesto e che, come vedremo, costituisce un gap fondamentale sempre più grande tra l'approvazione del farmaco, che è appunto quello che avviene nell'Agenzia Europea del Farmaco con la definizione del beneficio rischio, e l'accesso alla cura che avviene con un processo aggiuntivo in cui chi deve allocare le risorse chiede un set di evidenze aggiuntivo e diverso da quello. Quindi questo gap, questa divergenza ovviamente è alla base della non coincidenza dell'approvazione, non più perché una volta era così, con l'accesso e la disponibilità reale del farmaco. Anche ovviamente per problemi di costi, di terapie che vanno sempre più verso la personalizzazione. E veniamo alla prima parte della mia lista. Perché abbiamo bisogno di una descrizione tassonomica diversa? Perché tutto sommato la malattia oggi viene definita in maniera molto approssimata, con una serie di set di sintomi e segni che in realtà poi sono comuni a tante patologie. La diagnosi differenziale è una delle challenge che abbiamo quando ci troviamo di fronte ad un paziente. E naturalmente se integrassimo questa descrizione con la descrizione delle caratteristiche molecolari, delle pattern molecolari che sottendono a questa malattia, probabilmente arriveremo a una tassonomia nosologica molto più appropriata per andare verso la prescrizione, l'identificazione di trattamenti che non siano più basati sul famoso trial and error, cioè sul prova e riprova in pratica. La famosa terapia dell'ipertensione, tu inizi con quello che la probabilità ti dice essere uno standard di approccio per un determinato paziente e poi si va inevitabilmente a modificare piano piano, a trovare la misura esatta, la terapia più idonea. Quindi con un valore predittivo di risposta assolutamente assente e con una quantità di risposte piuttosto bassa. Pensiamo, il modello corrente è quello del cosiddetto blockbuster, in cui tu fai un farmaco che per una popolazione definita in maniera piuttosto approssimativa, ipertensione, per chi di voi si avvicina alla clinica sa che definizione molto vaga, in realtà che contiene tante patologie dentro un solo nome, e porta inevitabilmente a una risposta che è non più del 40, 50, 60% della popolazione generale. Questo crea inefficienza e in un modello misto che dal blockbuster va verso la terapia, la medicina personalizzata, farmaci a costo più alto del farmaco antipertensivo e costa qualche decina di euro, diventa un problema di accesso alla cura, diventa un problema di costo perché non posso più permettermi di fare il trial and error. Devo dare il farmaco che serve alla persona che più verosimilmente ne beneficia. Questo ovviamente porta alla lievitazione dei costi sia di ricerca e sviluppo perché chiediamo sempre più prove a fronte di avere sempre minori informazioni all'industria, che quindi giustifica non sempre appropriatamente i costi crescenti dei farmaci con i costi della ricerca, e ovviamente per le finanze pubbliche diventa un problema importante. E qui vediamo un primo esempio. Che cosa possiamo ottenere? Una definizione
molecolare, una definizione un pochettino più appropriata. Il caso è quello dell'artrite reumatoide. Questo è un brillantissimo lavoro di un scienziato italiano, un'alta delle eccellenze, Costantino Pizzali Salemarsi di Londra, che con una biopsia sinoviale identifica in realtà una serie di popolazioni cellulari e di marker di quelle popolazioni per definire esattamente in maniera molto diversa una malattia. La malattia reumatica viene definita insieme attualmente in base alla durata della malattia, in base alla risposta ai farmaci, a non risposta, a fattori effettivamente di precisione molto molto bassa, voglio dire. La terapia si basa su tre cardini: farmaci immunosoppressori, farmaci anti fattori della risposta, antitumor necrosis factor e interleuchina 6 per gli addetti ai lavori, farmaci che vengono prescritti su un elemento fondamentalmente cronologico, durata della malattia, e farmaco economico. Inizia dal meno costoso e dai quello più costoso agli altri. Questo chiaramente coincide raramente con l'evidenza clinica. Con questo, quindi, dice data and publish, in realtà ormai sono pubblicati e dimostra effettivamente applicando un approccio di pattern molecolari, di risposta molecolare a una biopsia sinoviale, puoi allocare con molta precisione a chi dare l'antileuchina 6, il tumor necrosis factor o l'immunosoppressore. Questa è solo un'evidenza e come una ridefinizione in base ai pattern molecolari possa coincidere con una realtà clinica più aderente, cioè alla clinica in maniera più aderente alla realtà, e possa anche generare una serie di ricadute positive. Ma la nuova frontiera di queste adesso è il cosiddetto tumor agnostic therapy, cioè la terapia agnostica del tumore. In poche parole vuol dire che se un tumore presenta delle caratteristiche molecolari o geniche simili ad altri tumori, non è più importante definire il tumore del polmone, il tumore del colon. Noi sappiamo che se è alterata una parte molecolare, può essere quella di definita da un marker, anzi, diamo dei diretti esempi dei tre farmaci già approvati in maniera tumore agnostica, o perché c'è una comune evidenza di DNA mismatch repair, o perché c'è un'alterazione genica comune, in realtà che sia avanzato, che sia negli adulti, che sia nei bambini, non ha importanza come chiamiamo attualmente quel tumore. È un tumore che ha quella caratteristica molecolare di base e risponderà verosimilmente a quel tipo di approccio a bersaglio, cosiddetto target therapy. Questo ha posto dei problemi regolatori estremamente importanti, perché la liturgia dell'approvazione previene che io dia un'indicazione, definisca una popolazione, eccetera, eccetera. E come seleziono la popolazione da studiare? Io dovrei arruolare dei pazienti in base a dei canoni che mal si prestano a questo nuovo approccio. Quindi la necessità, come dicevo, di ridefinire tutta la nosologia, la tassonomia nosologica. Nel novembre 2018 ci siamo trovati di fronte a pipeline che ci presentavano questa meraviglia, tra l'altro io come immunologo ero particolarmente eccitato. Questo è l'esempio di una CAR T-cell, quella in verde è la cellulina tumorale che viene prima catturata dal macrofago e poi distrutta dal linfocita T. Ce la presentano come possibile terapia da essere sottoposta all'EMA per l'approvazione. Noi diciamo impossibile, cioè ne parliamo alla commissione, dice non c'è la base legale, non si sa com'è il GMP, per chi è esperto di questo, sono le good manufacture practice, cioè la qualità di manifattura per garantire la omogeneità e ripetitività del prodotto quando questo diventasse autorizzato, quindi un prodotto universalmente disponibile.
Non c'è una farmacovigilanza che si possa fare. Chi il prodotto verrà assemblato parte, una parte in qualche laboratorio, parte in qualche manifattura e poi verrà assemblato alla fine al letto del paziente. In pratica alla commissione ci hanno detto non c'è una base legale, potrebbe essere vediamo nella legge dei trapianti, nella legge di chirurgia, nella legge. Novembre 2018, febbraio 2020, 14 mesi dopo, abbiamo il piacere di approvare la prima CAR-T-cell, facendo uno slalom tra la normativa europea e abbiamo avuto il piacere anche come proof of concept. Terapia che si sta rivelando importantissima, ha raddoppiato il tempo di sopravvivenza rispetto allo standard di trattamento, SOC, standard of care, che era una serie di altri farmaci usati in questa patologia. E da qui noi sappiamo che oggi sono già state approvate 5 o 6 terapie. Ma pongono dei problemi piuttosto importanti. Ci sono intanto problemi di manifattura molto importanti, perché o sono singoli quello sotto di cellule autologhe, cioè ogni paziente è una fabbrica di trattamento che viene fatta in un posto attrezzato, o si può andare verso la parte allogenica dove ci sono degli elementi comuni di manifattura, per esempio il vettore lentivirale può essere un fattore comune, altri aspetti possono essere standardizzati, ma non tutti, e questo pone due problemi grossi, uno di riorganizzazione e dei layout proprio degli ospedali, di dove effettuare il trattamento, pone dei problemi di formazione dell'equipe. Oggi le case che hanno sviluppato questo ti propongono tutta l'equipe, cioè nel pacchetto che paga, per esempio, l'AIFA, dove viene autorizzato, viene autorizzato un posto dove si fa un'equipe e degli standard. Questo non previene tuttavia che i primi dati ci dicano che il risultato di queste terapie dipende fondamentalmente dal centro dove viene eseguito. Quindi c'è una variabilità, ce l'abbiamo in tutte le chirurgie, questo lo sappiamo. Ma qui è un trattamento, parlo più di medicina ovviamente, è un trattamento farmacologico che pone una serie di problematiche non ancora risolte. Altra frontiera è ovviamente quella della terapia genica. La beta talassemia, qualcuno di voi è già arrivato a questo anno di studio, sa che è una malattia fondamentalmente genetica, ci sono alcune forme in cui il gene è completamente prevalente, il gene che previene di formare un'emoglobina funzionale. Questi pazienti hanno due grossi problemi, uno che dipendono completamente dalle trasfusioni, il secondo è che le trasfusioni, ferro che quindi portano sangue, che fa accumulare ferro, che non viene riutilizzato perché è rotto il meccanismo e quindi hanno la patologia anche d'accumulo di ferro nei tessuti. E con tempi lunghi diventa importante. Anche qui non c'era base legale per approvare la terapia, per cui l'abbiamo fatto, nonostante la commissione ci spiegasse che non potevamo, e siamo contenti che è la prima terapia genica approvata al mondo, prima ancora che in America e nell'FDA, anche perché è una malattia più importante nell'area mediterranea che non nel Nord America. L'abbiamo fatto, risultato molto importante, 11 dei 14 pazienti non sono più dipendenti dalle trasfusioni e non hanno più, e quindi avranno anche meno problemi di patologie da accumulo di ferro. Ma costa un milione l'una. Prima. Secondo, abbiamo potuto fare questo studio perché con un singolo... solo ARM, si dice, non è il classico trial randomizzato di prima, è un trial molto semplificato, pazienti rari, patologia estremamente seria. Si è interrotto lo studio addirittura per la bontà dei risultati iniziali che non giustificavano nemmeno di proseguirlo. Però rimangono aperti due problemi.
Abbiamo fatto bene a autorizzare questo studio? Sì, perché chiunque abbia questa malattia può beneficiarne da subito, però non sappiamo quanto durerà la risposta. E qui si apre il problema fondamentale che dicevo prima. Terapie a non reversibilità o a durata non nota ci pongono i problemi di una farmacovigilanza deve cambiare, forse vita naturale durante. Non si può più staccare in realtà il momento dell'approvazione dal momento dell'osservazione. Quindi la real world evidence cosiddetta, la realtà che poi si vede nella popolazione studiata, deve essere un continuum dopo l'approvazione, perché devo poter avere quello che si chiama, voi avete sentito parlare adesso in tempi di vaccini, di rolling review dell'EMA, in realtà c'era l'idea è di fare una rolling approbation, perché io non posso far aspettare 10 anni o 2 generazioni di pazienti osservati per poter autorizzare, ma non posso nemmeno smettere di osservare. Sappiamo per esempio che una terapia a vettore virale difficilmente potrò rifarla, perché si può sviluppare ad esempio immunità verso il vettore, o perché ci sono una serie di altri interrogativi che non giustificano affermarlo, ma che devono mettere in atto altri strumenti del colmare il gap di conoscenza che ho al momento dell'approvazione, in maniera questa volta programmata. E torno e mischio un po' quello che tanto veniva fuori dopo quando parliamo della generazione dell'evidenza. Il clinical trial ha una robustezza metodologica nel evidenziare un fenomeno rispetto ad un controllo. Però attenzione che è quello che noi diciamo il magic moment. Dopo l'approvazione, noi per capire che i fans davano premio al cuore ci abbiamo messo 25 anni. Questo non è possibile. Ci vuole, al momento del rilascio dell'autorizzazione, ci vuole un piano con alcune domande, questioni regolatorie ben precise, non risposte, non rispondibili da alcun trial, perché nessun trial ti dirà le popolazioni difficili a studiare, gravidanze, patologie che vengono escluse per definizione. Tutto questo va recuperato, e va recuperato non in... per serendipity, va recuperato e non dai problemi di fase quarta, che noi sappiamo può essere problemi di fidelizzazione commerciale molto spesso. Va recuperata con un piano imposto, preciso, che la real world evidence mi deve dare in tempi certi e in popolazioni predefinite, quel gap mi deve colmare, quel gap informativo che necessariamente ho al momento dell'approvazione. E questo è un ottimo esempio per avervi anticipato alcune cose. E qui arriva il vero grande protagonista del futuro, la possibilità del gene editing. Questa tecnologia, la CRISPR-Cas9 gene editing, di cui vi annuncio, abbiamo già nella pipeline alcune richieste all'EMA, sempre per, credo, per l'anemia falciforme. Ma questo apre tutti gli interrogativi che erano nel titolo, quelli etici, perché se noi approviamo il gene editing, ammesso che avremo la certezza della sicurezza di questo intervento, avremo dei problemi etici grossissimi, che possiamo fare un gene editing, per esempio, della linea germinale. Prospettiva entusiasmante di rendere una persona che non trasmette nemmeno la malattia, non solo preveniamo la malattia intervenendo sui geni in infanzia per malattie che sappiamo essere nell'adulto, degenerative, eccetera, ma addirittura preveniamo la trasmissione. Però attenzione, perché si va in una direzione che porta all'eugenetica, porta parte dei costi. Chi ne avrà diritto? Chi potrà farlo? Quale fenotipo, genotipo sarà moralmente, eticamente, culturalmente, religiosamente accettabile. Quindi bellissimo, è il massimo dell'entusiasmo, è la frontiera, è la fantascienza, ma anche con una serie di problemi. Oltretutto la potenziale irreversibilità del cambiamento che ho indotto pone anche un problema di sicurezza incredibilmente alto.
perché se ho fatto invece una correzione irreversibile, un errore irreversibile, non ha bisogno di commettere. Tornando su cose più soft, più divertenti, anche dal punto di vista tecnologico della manifattura, per esempio il 3D printing sta dando una delle possibilità enormi, per esempio tutto il supporto delle terapie cellulari, delle terapie tessutali, delle terapie geniche, si potrà avvalere tantissimo di questo per esempio una manifattura al letto del malato. Addirittura l'FDA ha già autorizzato delle pillole fatte in 3D, stampate in 3D, personalizzate. Fantastica possibilità, immaginate di avere una persona cieca, gli fai il farmaco per il diabete romboidale, quello per la ipertensione glielo fai tondo, quello per la prostata glielo fai ovale o così via. Addirittura gli stessi farmaci per la moglie e il marito li puoi stampare tutti rosa per la signora, tutti blu per il signore, magari tutti grigi per i figli. Bellissimo, però pone anche qui una serie di problematiche di GMP. Voi sapete che GMP, ci perdo un attimo per voi che siete giovani, non sapete poi cos'è, vuol dire Good Manufacture Practice. Sono le regole di qualità della manifattura, della fabbricazione delle medicine, che sono fondamentali, perché sono quelle che permettono di passare dal momento sperimentale al momento di produzione di massa, mantenendo la stessa qualità. Ed è il problema che ha avuto l'EMA quando ha autorizzato il primo vaccino. Perché ci ha messo, rispetto agli UK, 20 giorni di più? Perché ha dovuto vedere i falli di produzione mondiale, perché deve essere sicuro che la stessa fiala che vendi in Finlandia sia della qualità di quella che vendi a Cipro. E aveva identificato un problema in questo, che è stato risolto e che ha ritardato i 20 giorni l'approvazione. Naturalmente questi giornalisti non lo sanno, e forse è bene pure che non si sappia, ma questo è quello che c'è. Quindi quando parliamo di manifattura, non parliamo di sì, ma tanto c'è la scienza dietro. La scienza è importante, ma quando parliamo di farmaci, che tu vai in farmacia e prendi, ricordati che negli ultimi 25 anni in Europa non c'è stata una sola pillola che non fosse di qualità certificata. Vengono ritirate e buttate via 4 o 5 miliardi di pasticche l'anno in Europa, che voi neanche sapete che sono entrate in Europa per motivi di qualità. Quindi, quando parliamo di problemi di flessibilità di manifattura, eccetera, stiamo attenti. Nel New England, quindi Boston, un'area delle più industrializzate, ricche, civilizzate del globo, 4 anni fa è stato concesso a delle farmacie di fare un pre-riempimento delle siringhe di cortisone, quindi farmaco banale, siringhe, 56 morti e 65 paralizzati per sempre, una piccola contaminazione, una piccola muffa che era entrata in un laboratorio. Era stato concesso a queste compound pharmacy, si chiamano, di non essere controllate in GMP dall'FDA. Ovviamente la legge è stata cambiata. Quindi, quando parliamo dell'innovazione, ricordiamo che ci sono una serie di aspetti di complessità che non sono meno importanti della scienza entusiasmante che vorrebbero concederci a lei. E arriviamo alla generazione dell'evidenza, aspetto che in qualche modo vi ho anticipato, ma che è fondamentale. Noi passeremo in questo approccio personalizzato, sempre più personalizzato della terapia, da popolazioni sempre più grandi, dove noi cercavamo con la potenza statistica di stabilire gli effetti, a popolazioni sempre più piccole, dove dobbiamo stabilire con altre metodologie l'efficacia e la riproducibilità o la sicurezza delle terapie, dei processi terapeutici che andremo ad autorizzare.
Quindi, come abbiamo detto, questo abbiamo già anticipato, quindi dal trial randomizzato dobbiamo passare a una serie di altri dati. Soprattutto poi per gli aspetti di estrapolazione in altre popolazioni, l'evidenza clinica, la real world evidence cosiddetta, e i cosiddetti big data. Si pensa di avere accesso a una serie di possibili sorgenti di dati, e ci sono. Sono tutte le cartelle cliniche, tutte laddove i sistemi sono sufficientemente evoluti, i cosiddetti electronic health record. Registri, studi osservazionali, sondaggi, app che collezionano i dati, tutta una serie di sorgenti bellissimi, però attenzione, ci sono dei grossi problemi che adesso vedremo a gestire questi dati. Nella evidence generation abbiamo già detto dalla tossicità delle terapie che si recupera generalmente ex post al problema di un monitoraggio lifetime per interventi che sono, diciamo, irreversibili o di lunga o di non nota durata. E dicevo, tutte queste metodologie sono ovviamente state proposte, ma lontano dall'essere validate. Il grosso problema è quello di far accettare queste, cioè avere tutte queste sorgenti dati va bene, ce le abbiamo, ma non abbiamo ancora una metodologia analitica consolidata. Quando noi, sia come regolatori o i ricercatori, a noi regolatori, ci propongono metodologie diverse da quelle consolidate, c'è una grossa resistenza e riluttanza ad accettarle. Perché se questo sia giusto o no, è difficile dirlo, che non c'è il nuovo standard. Quindi, secondo noi, va sviluppata parallelamente al farmaco la metodologia per valutare. Così come si sviluppa il farmaco, di sviluppare la sua metodologia di valutazione, di come generi l'evidenza specifica per ogni cosa. E soprattutto sarà sempre più importante il post-marketing, perché dovrà essere non più lasciato al caso, ma dovrà essere rigidamente pianificato e monitorato nel dopo. Vedremo anche per motivi economici, e ci arriveremo in un attimo. E qui infatti... Cioè, questo è un articolo che pubblicammo addirittura nel 2013, quando si iniziava a discutere di questo, dove trovammo dei muri preconcetti, dice no, non c'è nient'altro oltre al randomized clinical trial, quando avevamo il problema di vedere 14 pazienti studiati in cui non potevi non trovare alternative a generare evidenza. E nella medicina personalizzata sarà tutto così. Questo non vi voglio né offendere gli occhi con questa cacofonia policromatica né con l'elenco. È solo per dirvi il lavoro che sta facendo l'EMA per trovare il modo di incorporare i dati che vengono da vari sorgenti. Darwin è il fantasioso nome che è stato dato a questa piattaforma, sostanzialmente gestione dei big data. E queste sono tutte le 10 raccomandazioni che ci siamo dati, e dietro queste ci sono tutti i vari gruppi che ci lavorano, quale metodologia, eccetera. Quindi questo solo per dirvi la complessità di fare la transizione dalla p-value dei grandi numeri a che cosa? Naturalmente l'orchestrazione di tutti questi dati, noi sul Safety abbiamo provato a fare una domanda ai big data, all'intelligenza artificiale, l'abbiamo ottenuta in tempi che sono molto coerenti con questa vignetta. Quindi se non c'è una metodologia dietro un pochettino più robusta, ovviamente non possiamo beneficiare di una risposta che, attenzione, c'è sempre nel big data. Però i tempi non sono sempre compatibili. Poi un'altra cosa interessante è come raccogliamo i dati. I monitor una volta avevano dei faldoni così per ogni paziente, tutti scritti a mano. Poi è arrivato il computer, poi sono arrivati altri, poi fogli Excel, poi tante altre belle cose.
Adesso molti dati clinici si raccolgono con l'app, con il tuo telefonino, la glicemia, la pressione, la temperatura, il battito cardiaco e tante altre cose. Questa è quella che si chiama innovazione opportunistica. Questo era un gadget messo in commercio per fare, insomma, la meditazione, così, insomma, un gadget, niente più che un gadget. Bene, si è visto che questo gadget in realtà rilevava molto bene alcuni segnali che venivano dal cervello, e questo gadget è diventato uno strumento validato e accettato dall'FDA per lo studio di patologie come l'Alzheimer e l'ADHD, i disturbi dell'attenzione. Quindi un gadget è diventato poi alla fin fine un tool tecnologico fondamentale per raccogliere dati molto più accurati di quello che il paziente poteva riportare. Pazienti difficili, perché poi sono poco, diciamo, affidabili nella raccolta dei dati. E sempre nell'ambito del futuro, che ormai è quasi presente, tutta la raccolta di dati si può pensare che avvenga con modalità completamente diverse. Per esempio, la pillola che contiene la terapia e ingerisci contemporaneamente un sensore che avrà una durata più o meno limitata nel tempo e che invierà anche tutta una serie di segnali fisiologici di variazioni interne, biochimiche, fisiologiche, eccetera. Per motivi di privacy non andrà sul display, ma andrà in una cloud. Verranno digeriti, verranno gestiti da un'equipe medica, verranno raccolti se state in un trial clinico, eccetera. Questo è molto bello, ma apre altri due problemi. Uno è quello dell'hackeraggio. Noi sappiamo che già è iniziato un grande e florido business dell'hackerare i dati clinici, oltre ai problemi della privacy, oltre ad altri problemi etici, fatto salvo, dando per scontato che quelle della sicurezza siano state risolte. Comunque, questo sicuramente apre scenari assolutamente nuovi e anche entusiasmanti, devo dire. L'altro trend, questo vedete dai colleghi dell'FDA, ci hanno dato questa loro stima, c'è una task force anche nell'EMA che in questo momento sta lavorando su questo, e cioè la possibilità di fare i trial in silico, simulazioni. Questo è estremamente importante perché, uno, si vanno riducendo enormemente i modelli animali. Due, quello che diventa molto importante è avere modelli di tossicità predittiva. Quindi una serie di molecole possono essere testate su simulazione solo a computer o con modelli di organi, organoidi o comunque in silico e non sui pazienti. Perlomeno una grossa parte può essere fatta su questo, per poi fare la minima sperimentazione in corpore possibile. E questi sono i trend. Questi sono i trend che Tina Morrison ci ha previsto per i prossimi 3 anni negli Stati Uniti, e più o meno tempi simili prevediamo anche in Europa. Io a volte parlo come se fossi ancora all'EMA, mi scuso, ma insomma, è troppo recente. Vuoi dire come faranno, come facciamo. Questo non sempre mi ascolto. Qui ho riportato una semplice prima lista dei problemi che scaturiscono, non è che ci andiamo, la prima parte l'abbiamo già più o meno vista, i problemi di etica, i problemi di generazione dell'evidenza, oltre ai problemi metodologici ci sono i problemi della sicurezza, quindi sono problemi che vanno visti in una comunità che è molto lontana da quella dei clinici. Quello che ho messo qui è sostanzialmente tutto ciò che non è strettamente dovuto o di pertinenza o nelle capacità del regolatore. E poi c'è il problema della privacy nell'evidenza. Noi sappiamo, abbiamo la legge peggiore del mondo, siamo in Europa, ditelo pure che l'ho detto io ai signori della privacy,
perché non ci protegge minimamente da nulla, perché se adesso parliamo insieme delle scarpe che mi comprerò domani, stai sicuro che tu domani avrai sul tuo telefonino tutte le offerte commerciali delle scarpe di cui abbiamo parlato? Quindi non ci protegge, però i dati della ricerca clinica non possono essere riusati, nemmeno aggregati, se non con permesso esplicito. Cosa significa? Che l'Europa ha perso, al momento che è entrata questa legge, ha perso immediatamente il 30% delle richieste di trial in Europa. Quindi, voglio dirlo, disseminare la comunità scientifica, prima o poi bisognerà fare qualcosa. Scusate la parentesi di championing di mie problematiche personali. C'è il problema della credibilità e dell'indipendenza, il conflitto di interessi verso il conflitto reale, questo ne parleremo un attimo, è un problema terribile, è un problema che spesso ci fa lavorare male all'EMA. Io personalmente ho avuto due cause, percepito conflitto, ovviamente poi non c'era, di interessi. E un esempio per tutti, noi diamo quello che si chiama scientific advice. Cosa significa? Che qualsiasi sviluppatore, qualsiasi di voi, soprattutto se siete nell'accademia, potete andare all'EMA gratuitamente, sottoporre il vostro protocollo, e all'EMA vi dicono quali sono i punti deboli, se volete sviluppare il vostro farmaco, il vostro progetto, qual è l'evidenza che dovete generare. Questo ottiene una serie di benefici. Uno, che i pazienti non andranno in clinical trial a bassa probabilità di successo o con dei rischi. Quindi, se il disegno è sbagliato, cosa che noi spesso scopriamo in fasi avanzate, non si sono sprecate risorse su un progetto sbagliato o al quale chiediamo un supplemento di evidenza. Quindi un vantaggio per il paziente, che è la cosa più importante, un vantaggio per il ricercatore, che ha subito una direttiva di cosa fare. Il ricercatore spesso ha ottime idee scientifiche, ma non sa del regolatorio. Quello che vi ho detto prima della manifattura: se un prodotto non è scalabile, non è riproducibile, o troviamo il modo di farlo, è inutile che vai avanti a buttare via i soldi. Lo sviluppatore che ha risparmiato questo o che ha da subito la direzione spende di meno e verosimilmente il prezzo finale del farmaco forse sarà anche migliore. A fronte di questo, quello che ci è stato detto, per cui siamo state in corte per anni, è stato: voi vi mettete d'accordo con l'industria prima e quindi siete in conflitto di interesse, siccome a pagamento, non per i ricercatori, ma per l'industria è ovviamente a pagamento, ci mancherebbe che lo paghiamo pure, che poi ci fanno pure il risultato commerciale su quello, è stato percepito come conflitto di interesse. Questo porta dei costi di assessment, dei costi regolatori spaventosamente alti, perché abbiamo dovuto mettere tutta una serie di cose e poi vedremo. L'indipendenza ovviamente è importante, perché l'indipendenza dall'industria, ma anche dalla politica, e la fatto della definizione beneficio-rischio e non del valore aggiunto è importante che rimanga separata, ma che rimanga coordinata col resto. Quindi questo è l'altro problema che scaturisce dal problema della credibilità e dell'indipendenza. La sostenibilità, ne abbiamo già in qualche modo detto, se un po' qui, con giornate di discorsi sulla sostenibilità, e naturalmente il contesto normativo, perché la velocità delle acquisizioni scientifiche, del fatto che una acquisizione tecnologica o scientifica non sia più descritta dal contesto normativo o legislativo, è l'assoluta quotidianità ormai. Quindi la velocità della scienza, per fortuna, è maggiore di quella della legge, ma crea ovviamente dei grossi problemi. Ecco, questi sono i tre cardini su cui cerchiamo all'EMA di cerca l'EMA, terza persona, di gestire
la credibilità e l'indipendenza. Una, gestendo il conflitto di interessi. Tutti gli esperti, noi abbiamo un portafoglio di circa 5.000 esperti in tutta Europa, sono prequalificati per conflitto di interessi, cioè che non abbiano nessuna continuità o connessione o beneficio dall'industria, benché meno di quella che dovrebbero venire a valutare nei loro concorrenti. E questa dichiarazione di interessi deve essere aggiornata ogni anno. Poi c'è una peer review. Cosa significa? In due parole, l'EMA come approva? Quando arriva un dossier autorizzativo, vaccino per il Covid, viene dato a una squadra che si chiama rapporteur. Tu guardi questo per fino al punto X, che gli diciamo noi quale, sparisci, non parli con nessuno, ti guardi il tuo dossier. Si dà lo stesso dossier a un'altra squadra che si chiama co-rapporteur. In questo caso può essere una italiana, una tedesca, una francese, una finlandese, quello che sia. Rapporteur, separatamente valutano, vengono in plenaria, discutono, quasi mai sono subito dello stesso parere e poi si vede cosa manca per raggiungere l'unanimità. Siccome potrebbero mettersi d'accordo per sveltire le cose, per buona fede, non per, certo per interesse, c'è un peer reviewer, cioè una persona, uno staff dell'EMA o occasionalmente un esperto terzo, generalmente persone dell'Accademia, gli vengono assegnate delle domande specifiche, non tutto il dossier, che non, il dossier possono averlo solo rapportere con rapportere, delle domande specifiche per poi testare quanto sia stata accurata la valutazione di rapportere con rapportere, il famoso terzo paio di occhi. Quindi un processo di una certa robustezza, ha qualche complessità, a fronte però di una robustezza, devo dire, di cui c'è da essere soddisfatti. E poi la trasparenza, questa è stata la guerra mondiale che abbiamo fatto con tutti, siamo il primo regolatore al mondo che pubblica i dati clinici che abbiamo utilizzato per prendere decisioni. Abbiamo passato più tempo nei tribunali d'Europa, però questo è andato e ci hanno già seguito i canadesi e ci seguiranno presto gli americani. Quindi la trasparenza è un'arma potentissima, giustifica, fammi vedere che cosa hai usato, come hai raggiunto la decisione, secondo me è un atto più che dovuto. Lo spaghetto direzione, giuro non me lo faccio rivedere. Questo è tutto l'algoritmo della farmacovigilanza, non ve la riillustro perché ne abbiamo parlato ampiamente, queste sono tutte le fonti da cui noi otteniamo eventuali effetti avversi, ai quali qui manca quella proattiva, cioè quella che noi pianifichiamo di quello che vorremmo sapere dopo. Qui c'è l'altro problema, in parte abbiamo già accennato, tutta questa evidenza che noi produciamo non è sufficiente per chi poi si trova ad allocare le risorse, perché mentre io ti dico il beneficio è superiore al rischio mediamente o in una popolazione così descritta, per chi paga non è sufficiente, perché vuole sapere soprattutto terapie, come abbiamo visto, a 1 milione di euro l'una. Io devo essere sicuro che do questa terapia a chi ha una probabilità altissima di beneficiarne, anche perché pago 1 milione per una persona una terapia o quel 1 milione pago a 50-100.000 persone una terapia consolidata diversa. Questi sono problemi sociali e etici che si pone il pagatore, a cui noi dobbiamo dare una risposta. Quindi ci vuole una strada, però non in sequenza. Attualmente cosa avviene? Noi finiamo il beneficio-rischio, poi inizia l'effectiveness, cosiddetta in inglese. Non c'è una vera traduzione, vuol dire il valore clinico aggiunto rispetto allo standard. E quindi qui entra tutto un discorso farmaco-economico che però dal regolatore deve essere informato a sufficienza. E l'approccio dell'EMA, che in questo momento è quello a livello mondiale più
seguito, più discusso, è quello di mettere in parallelo. Ci seguiamo allo stesso tavolo, lo stesso giorno. Per noi regolatori beneficio-rischio devi arrivare qui. Per loro devi arrivare qui. Io, dopo il marketing, ti chiederò non più solo la sicurezza, ma la performance che servirà per fare la mia rolling approval, la mia approvazione a ciclo continuo per vedere la performance, anche perché vado verso farmaci in cui il gap informativo sarà per definizione sempre maggiore. Quindi questa è tutta l'altra problematica che va verso il problema dell'accesso e della sostenibilità. Mi avvio verso la conclusione. Questo è più o meno come potrebbe essere rappresentato un sistema sanitario del futuro, dove l'informazione, la decisione informata potrebbe essere presa con una serie di sorgenti e di attori e di attività che possano veramente mettere insieme tutte queste informazioni, arrivare con la ovviamente una complessità di generazione di dati tale necessariamente dell'intelligenza artificiale per creare un algoritmo fruibile, ma naturalmente questo, perché avvenga tutto questo, serve che ci sia un ambiente regolatorio, un ambiente normativo e legislativo che favorisca l'innovazione e che sia in grado di gestirla. Serve che ci sia un momento di sintesi, perché ciascuno di questi elementi può dare di per sé singolarmente un vantaggio. Ma, e questa è la mia conclusione, ci vuole un momento di sintesi, perché una serie di decisioni ragionevoli non porta necessariamente a un risultato ragionevole. E vi lascio con questa non soluzione. Grazie. Siate testimoni di tanti discorsi in televisione, giornali, in questi tempi, no? Vaccino sì, vaccino no, quale vaccino, anche quello è un presidio, anche qualche monoclonale sì, anche quello è un'altra domanda, ma ho la possibilità di domandare all'ex direttore esecutivo, anche direttore di Aita Gina, e curiosità, domande. Sono domande da parte vostra, guardate se quando intervenite preferite che sia più presentato. Deve parlare più forte perché sono vecchietto, quindi sordo. Grazie.
La ringrazio. Ma dunque, il problema dei farmaci off label è un problema molto lontano dalla soluzione. Ci sono vari motivi per cui un farmaco viene usato cosiddetto off-label. Off-label, per chi non è del settore, vuol dire che è usato al di fuori dell'indicazione per cui è stato autorizzato. Può essere perché è un farmaco di vecchia autorizzazione, per cui l'uso clinico poi ne ha stabilito la possibilità di essere utilizzata in altre patologie. Il processo regolatorio è tale per cui, se non c'è uno studio fatto ad hoc per questo, e che, quindi con qualcuno che lo paga questo studio, qualcuno che lo supporta e lo presenta, non c'è la possibilità di dare una nuova indicazione. Quindi rimane off-label per assenza di paternità, diciamo così. Può essere accettabile o meno, può essere consolidato o meno, indubbiamente al medico porre un problema che se succede qualcosa con un farmaco usato fuori dall'indicazione può creare dei problemi in termini di responsabilità. L'altra possibilità è che sia un farmaco ancora nuovo. Per esempio, quasi tutti i farmaci oncologici hanno una fase e vengono usati off-label. Ora, con il tumor agnostic, sarà, se non si risolve, se non daremo da subito la patente di tumor agnostic, avremo quasi tutti i nuovi farmaci a target molecolare, tutti off-label, perché, ed è successo puntualmente con tutti i farmaci monoclonali iniziali che sono iniziati per il polmone, poi per il colon, poi per la mammella, ciascuna delle nuove patologie è sempre off-label, con un approccio molto disinvolto anche da parte delle case farmaceutiche che lo consentono, generano l'evidenza, poi chiedono l'autorizzazione senza fare un proprio studio. Quella è la parte negativa. Qui, se si va verso una definizione molecolare e una identificazione dei target molecolari, ovviamente si potrebbe fare un po' di ordine. Ovviamente questo è uno dei tanti aspetti off-label. L'altro tipico caso è stato quello dell'Avastin, che è farmaco nato per come antitumorale, che poi si è visto funzionava nella maculopatia, era ormai diventato generico, comunque costava molto meno del farmaco fatto specificamente, che era praticamente quasi identico, diciamo, ampiamente sovrapponibile, e lì è stato il primo caso in cui la legge, invece di ostacolare l'uso off-label, ha chiesto l'uso off-label, creando un pasticcio legislativo infinito, in realtà. C'è una legge che regola l'uso off-label in Italia, si chiama legge 648, che dice che se c'è un farmaco in sperimentazione, se c'è una urgenza medica, e da qualche parte del mondo c'è evidenza di letteratura che sia stato usato almeno in fase 2, sapete sono tre fasi con la sperimentazione clinica, almeno in fase 2 con dei risultati ovviamente favorevoli, possa essere usato e anche rimborsato, secondo questa legge, sotto la diretta responsabilità del medico, del centro, eccetera, eccetera. È un problema che esisterà sempre, perché non esiste farmaco che non possa avere, a ragione o a torto, a impressione, la possibilità di funzionare in qualcosa di limitrofo a quello per cui è stato utilizzato. E in ogni paese ho visto, dal punto privilegiato osservazione dell'EMA, ho visto 28 paesi, 28 approcci all'off label diversi e nessuno risolutivo. Quindi ancora una volta non ti ho dato la soluzione. Ok, e invece abbiamo il microfono che funziona ora, quindi chi è che si è prenotato? Sì. Io sono Elisa Guidotti, sono laureata in management, quindi un po' lontana dalla parte clinica, però volevo chiederle due domande. Allora, la prima è se e in che dimensione
gli esiti di salute direttamente riportati dai pazienti, quelli che vengono chiamati PROMS. Di che dimensione? Gli esiti di salute direttamente riportati dai pazienti, quindi PROMS vengono tenuti in considerazione quando si prendono le decisioni in merito all'immissione in commercio di un farmaco, la fase autorizzativa, quindi quanto, diciamo, l'opinione del paziente sia in fase di trial clinico che poi di real world evidence viene inclusa nelle decisioni. E l'altra invece riguarda la parte della real world evidence. Secondo lei il futuro, no, della raccolta dati, dell'elaborazione di questi dati di real world evidence passerà per una gestione completamente pubblica istituzionale, oppure si immagina una collaborazione con le aziende, come succede per i dispositivi medici, per esempio negli Stati Uniti, cui viene chiesto di fare un periodo di post-marketing assessment? Dunque, allora, la prima domanda, il ruolo del paziente nella decisione, nel processo decisionale dell'autorizzazione. È un ruolo crescente, indubbiamente, a titolo così esemplificativo, in tutti i comitati dell'EMA adesso c'è un rappresentante dei pazienti che vota, meno che nel CHMP, ed è una guerra che stiamo per vincere, anche quella. Nella fase del trial clinico serve sempre di più il cosiddetto patient-centric approccio. È un approccio che sta prevalendo, sta configurandosi. La parte che dipende dallo sponsor, dalle case farmaceutiche, è ancora un pochettino dubbia, perché loro lo usano più nella fase post-marketing, più come avvocati a qualsiasi prezzo voglio fare. Nella fase prima, infatti, noi tendiamo a non usare i pazienti che sono stati utilizzati dall'industria o che in qualsiasi setting, proprio per essere sicuri di avere un reale input. Nei clinical trial viene sentito molto, soprattutto a livello del scientific advice dell'EMA, cioè l'EMA vuole adesso anche un rappresentante dei pazienti nella definizione del disegno sperimentale, e lo chiede sempre di più. Non è ancora completamente inserito, e ripeto, uno dei fattori che rallenta questo non è tanto l'approccio culturale dei regolatori, che anche i colleghi dell'FDA la pensano esattamente allo stesso modo, e anche i canadesi, il Giappone no, sono molto decisionisti. Una cosa è l'ostacolo, è proprio l'indipendenza dei rappresentanti dei pazienti, di cui abbiamo ogni giorno più dubbi, di alcuni, altri assolutamente affidabili. Quello che sta facendo l'EMA adesso è di fare, per i pazienti che vorranno partecipare al processo decisionale, abbiamo chiesto un finanziamento europeo, perché i pazienti spesso sono persone che fanno un lavoro nella vita, hanno una loro vita, quindi per poter fare questo devono essere supportati economicamente, e devono fare una training, un vero e proprio piccolo training all'EMA per capire quali sono i processi regolatori fondamentali, imprescindibili da sapere, tipo processi di manifattura, che spesso i pazienti su questo non gli interessa, non sanno, che poi si crolla su piccole cose, e anche devono fare un piccolo corso in presenza dell'industria, ma in presenza dei regolatori, per capire qual è il processo industriale per poter essere qui. E dopodiché partecipano ai nostri comitati. Oggi siedono nel consiglio d'amministrazione dell'EMA, quindi è sempre qua. L'altra domanda, real world evidence. Real world evidence, la risposta daranno quel decalogo di 10. Siamo lontani da quello, però per quanto riguarda il processo regolatorio è molto semplice. Quando si svilupperà una metodologia e si avvicini, nonostante la complessità, si usa già qualche cosa.
c'è già uno strumento di legge, due strumenti di legge, che si chiamano Post Authorization Efficacy Study e Post Authorization Safety Study, che l'EMA può imporre dopo l'autorizzazione, e lo sta imponendo in tutte le autorizzazioni cosiddette condizionali, quelle dei vaccini Covid per esempio, per imporre quale evidenza generare, entro quanto tempo e su quale campione minimo di pazienti. Prima di tutto volevo ringraziarla perché l'azione affascinante per tanti versi ha dato numerosi spunti di riflessione. Parto dalla prima diapositiva in cui prefigura una medicina che si allontana dalla concezione attuale anche nel percorso diagnostico e terapeutico di una medicina basata su una nosografia legata a sintomi e segni, ma basata invece su un approccio di precisione verso quella che è definita medicina molecolare, per delle considerazioni che sono legate all'esperienza del clinico e del ricercatore clinico. E è un cambio di paradigma che ciascuno di noi intravede in un futuro che al momento sembra lontano per due ordini di motivi, e che ha anche una possibilità di critica. Quindi ho tre considerazioni da fare. Il motivo è che anche nel momento in cui esistono degli strumenti terapeutici che consentono un approccio di questo genere, la diagnostica corrente ne è sprovvista. Cioè il medico o il team sanitario non ha a disposizione convenzionalmente quegli strumenti di genomica, proteomica, che consentono di arrivare a quel livello di funzione. La seconda problematica da affrontare è che la formazione stessa dei giovani medici non è pronta a questo cambio di paradigma. I giovani medici studiano un catalogo di malattie e dopo la laurea loro davanti al paziente cercano la pagina dove è descritto il paziente, non la trovano ovviamente. Quindi la seconda rivoluzione è da fare ancora prima della pratica medica, cioè cambiare quello che è il paradigma della formazione. Una parola di warning dal clinico al professor Gasi. Vorrei hegelianamente che noi mantenessimo nel paradigma della medicina molecolare, no, quando la necessità di inquadrare il paziente attraverso i sintomi e i segni, perché i sintomi vuol dire il dialogo con il paziente, la raccolta della storia, i segni vuol dire l'esame fisico, ispezione, percussione, palpazione, auscultazione. Questa è la base del processo, anche perché il livello di confidenza tra terapeuta e paziente si instaura lì, cioè non esisterà nessun web o nessuna base dati e nessuna intelligenza artificiale che possa sostituire questo livello di partecipazione, di compartecipazione, anche perché il paziente non vuole che noi risolviamo solamente il problema tecnico, il paziente vuole che noi ci facciamo carico del suo problema, della sua sofferenza e del suo dolore. E lì non c'è medicina molecolare che tenga. Io sono contentissimo di questa osservazione a tutti e tre i livelli. Primo, l'approccio molecolare servirà solo se si sviluppano determinate soluzioni che vanno verso la medicina molecolare, altre non ne hanno bisogno, o non sono pronte, o non ci sono. Chiaramente era una provocazione. Questa provocazione è di tenere conto che bisogna essere pronti a definizioni diverse per strumenti diversi. Hai posto, ho detto, visto siamo colleghi,
hai posto un problema centrale, che è quello della diagnostica, è il problema, per due motivi, uno di conoscenza e uno meno nobile, che il modello di sviluppo che non ha ancora fatto la transizione di paradigma. Quello è un paradigma che si configura, siamo lontani dall'averlo, lontani non so quanto, però non c'è, siamo nella transizione, che è il momento più difficile. La transizione è tale per cui tu hai il farmaco che ha identificato il target molecolare, ma non hai la diagnosi per dire chi ne beneficia. Non ce l'hai perché non c'è qualche volta, non ce l'hai perché a livello commerciale non conviene averlo, perché va in quell'off label grigio. Se io so che il mio farmaco lo do a 10 persone, faccio questo ricavo. Se so che sono solo 10, è lì. Se sono 10, potrebbe essere 15. Semplifico molto un ragionamento commerciale che è vigente. Quindi, una delle cose che stiamo cercando di imporre è la diagnostica, che non può non affiancare la terapia e deve diventare un unico. Sono tanti altri aspetti che avrei voluto trattare, ma questo è uno fondamentale, quello del biomarcatore inteso in senso lato. Questo consentirebbe sicuramente, e qui c'è l'altro aspetto che tu hai posto, che non è che questo è un suggerimento, anzi, ben lontano. Sulla mia scrivania c'ho un libro che si chiama Dio guardi, e non devo dire altro come risposta. Cioè, non è un suggerimento a non studiare anatomia e tantomeno a non studiare la fisiologia o la semeiotica medica. Io poi nasco internista prima di altro, quindi insomma, tutt'altro, perché quello rimane, oltre i motivi assolutamente fondamentali dell'interazione medico-paziente, senza la quale insomma non progredisce neanche il miglioramento del paziente senza questo. Però indubbiamente a fronte di questo ci saranno molti capitoli dei testi di medicina da riscrivere su questo. Però sono assolutamente contento di questa precisazione, che quello che hai detto è fondamentale, soprattutto di fronte a che informazione. Non è che buttiamo via il resto, aggiungiamo, non togliamo. Buonasera, io sono Matteo Landi, ci siamo incontrati prima, studio medicina al quarto anno. Avrei due domande e sono leggermente fuori tema, però approfitto della sua presenza. Allora, la prima riguarda, è forse una domanda più per AIFA che per EMA, e riguarda la prescrivibilità e anche la prescrivibilità e la possibilità di fornire la PrEP, quindi la profilassi preespositiva per HIV, al pubblico, al cittadino, in forma gratuita. In particolare le faccio questa domanda perché di recente è scaduto il brevetto di Truvada e di recente però è iniziato quello di Descovy, che pare essere una formulazione molto migliore anche in termini di tossicità, con però dei costi non paragonabili. E la seconda domanda in realtà è più per EMA e riguarda il riverbero europeo di un fenomeno che in realtà è molto più statunitense e che è l'epidemia di oppiacei. L'epidemia di oppiacei, che è un fenomeno che ci tocca molto. L'epidemia di oppiacei. Ok. Scusami. Certo. No, sono problemi. Certo. Non volevo dire niente. No, appunto, ci tocca molto di meno rispetto al mercato statunitense, all'FDA, però è presente almeno in minima parte anche qui. Ci sono delle politiche o dei tentativi di policy making per arginare il problema e contrastarlo? Dunque, prima il problema della brevettabilità ovviamente non riguarda né l'EMA né l'AIFA. Posso dare qualche informazione così da livello personale. Il problema della brevettabilità e della proprietà intellettuale è un problema assolutamente importante. Tieni conto che gli ambienti che sono stati fuori dal macchinario della proprietà intellettuale hanno poi avuto problemi enormi.
hanno avuto problemi enormi di due tipi. Uno, che l'innovazione non arriva lì, perché manca l'incentivazione primaria. Secondo, per esempio, in Africa, per alcuni dei farmaci, delle patologie, dicevi, dell'HIV, a sospensione del brevetto è corrisposto un grande mercato grigio, cioè veniva prodotto senza i costi del brevetto, rivenduto dove era remunerativo nei paesi dove c'era il brevetto. Fa parte della malutilizzo di una possibilità, però insomma è un problema che non è poi così banale da trattare. Il problema, secondo me, non è tanto nel brevetto quanto nella definizione dei prezzi, che viene fatta in maniera assolutamente svantaggiosa da parte del cliente, che quasi mai è il paziente, è sempre un terzo intermediario. E quello merita, cioè io ho messo lì insieme, ma quello è un discorso molto ampio. Quindi io non credo sia nella gestione della proprietà intellettuale, io credo sia nella gestione proprio della dinamica dei prezzi e del modello di cosa che noi abbiamo fatto una serie di efficientamenti dal punto di vista regolatorio, che invece di essere tradotti per il negoziatore pubblico in un beneficio di prezzi, si è tradotto in una maggiore delta di prezzo per il produttore. Ma questo riguarda molto l'interazione, dicevo, che manca tra i vari attori, tra i vari compartimenti. E questo è uno dei grossi problemi. L'altra domanda era quella degli oppiacei. L'esposizione degli oppiacei fa capo a due grosse cause. Uno, un approccio culturale. E uno, un approccio commerciale, come sempre. Nel momento in cui c'è stata tutta una ideologizzazione della terapia del dolore, che aveva degli aspetti anche oggettivamente giusti da considerare, si è però ideologizzato a livello tale per cui non si è usciti e si vuole dare un'autorizzazione all'uso che è fuori da tutto questo processo rigoroso in cui siamo. Tanto per dire, se in questi 9 anni sotto la mia responsabilità fosse stato autorizzato un solo farmaco con l'evidenza con cui si danno gli oppiacei, io sarei in galera, non sarei qui a parlare. Giustamente. Quindi c'è un'ideologizzazione sulla quale un mercato vuole trarre vantaggio. Qui è solo un problema legislativo. Se non si liberalizza che l'uso degli oppiacei, si fanno, per esempio, si chiedono, si impongono un pochettino più di studi, non grandi studi, non c'è bisogno del famoso randomizzato in doppio cieco, ma alcune sperimentazioni, bridge, sicuramente si dovrebbe trovare l'equilibrio tra usarli un po' di più, perché c'è sicuramente stata un'ideologia che non ce l'ha fatta usare per motivi non razionali, con una contrapposizione ideologica che ci riporta ad usare in maniera pericolosa. Qui, ripeto, in Europa il problema è mitigato, non è detto non esploda. Per esempio in Austria già è molto molto più avanti, in UK, che ha un ambiente legislativo molto simile a quello degli Stati Uniti e del Canada, è molto molto più grande. Buonasera, il mio nome è Carlo Garbo e sono uno studente di medicina al 4º anno. Volevo chiederle quant'è mediamente il tempo che trascorre da quando un farmaco arriva sul tavolo dell'EMA a quando effettivamente possiamo trovarlo nelle farmacie, e se nei prossimi anni, prossimamente, sarà possibile ridurre queste tempistiche senza diminuire la sicurezza del farmaco. Grazie. Allora, i tempi dell'EMA sono, diciamo, noti in un certo senso, possono essere comprimibili. I tempi dell'EMA sono 210 giorni, punto.
con degli intervalli che però stabilisce, diciamo, li accetta lo sponsor, la casa farmaceutica, perché ci sono delle domande non risolte, si fa quello che si chiama clock stop, loro portano le domande e noi riprendiamo la votazione. Quindi sono 210 giorni, più i clock stop se ci sono, se tutto chiaro, va liscio. Ora la rolling review, che abbiamo sperimentato per il Covid, rolling review vuol dire che non mi porti i dati, il dossier quando è tutto fatto, me li porti mano a mano che li produci, può ridurre quei tempi, li ha ridotti per esempio per i tre farmaci approvati, Remdesivir e i tre vaccini, ora, li ha portati a meno di 90 giorni. Se il dossier è super chiaro, c'hai una incontrovertibile beneficio-rischio favorevole e un piano di produzione robusto, i tempi possono ridursi anche ulteriormente. Possono andare veramente anche a 60-70 giorni. Ma non è questo il problema. Il problema è dopo. Quando noi lo rilasciamo, negli stati nazionali ognuno ha un tempo di latenza. In Italia abbiamo uno dei più lunghi tempi di latenza. Qua, cosa sono? Tu sai che quando approviamo farmaco l'EMA, il giorno dopo, se tu come privato cittadino lo vuoi comprare, deve per legge essere disponibile il giorno dopo, entro 24 ore, disponibile in tutto il territorio europeo a pagamento. Poi ci sono i sistemi sanitari nazionali che ti dicono no, tu sei cittadino di questo Stato, te lo erogo gratis. A delle condizioni. Il gap tra l'EMA e l'anno medio, anno e mezzo anche, in Italia, facciamo il caso italiano, noi facciamo il caso degli altri 27 Stati, sono determinati esclusivamente dalla negoziazione del prezzo al pubblico. Al pubblico che sarebbe al pagatore, cioè al sistema sanitario nazionale. Ed è proprio l'evidenza di cui parlavo che va generata dopo. Dopo il beneficio rischio c'è il valore comparativo. Per esempio, arriva il farmaco per il carcinoma del colon, nuovo, che ha un 10% di 20% sopravvivenza in più, medio. Noi sappiamo che quel 10% è fatto da 5 pazienti che gli sparisce il tumore e gli altri che ce l'hanno. Così. Si dà il tempo medio. Il pagatore deve dire sì, ma io devo capire chi sono quei 5 e te lo pago il prezzo che mi dici tu. Gli altri vorrei non pagarlo per niente. Su questa dinamica, sono la famosa HTA e Payer, cioè le due comunità, su questa dinamica ci si scontra e i tempi diventano lunghissimi. Per giunta in Italia le regioni possono fare come gli pare, perché in teoria l'AIFA approva, cioè l'AIFA determina il prezzo, poi se è un farmaco ospedaliero ogni regione fa come vuole. Quindi tu avrai regioni che hanno il farmaco disponibile e regioni che dopo un anno ancora non ce l'hanno. Ma non è il processo regolatorio, è il processo di negoziazione del prezzo. Ed sono quei due pezzi che ho detto vanno riallineati. Quantomeno quello che tu pagatore vorrai sapere alla fine, me lo devi dire all'inizio, perché non me lo puoi dire quando EMA ha già autorizzato, dice no, voglio anche sapere comparativamente in Italia lo standard europeo potrebbe essere per un tumore 5 fluorouracile, in Francia potrebbe essere la gemcitabina. Uno non può fare a priori lo studio comparativo con 10 possibili opzioni. Però devi trovare una via per dire chi a cosa chi. E torniamo al discorso che giustamente faceva il collega. Servono i marcatori di identificazione sia di risposta, a parte quelli di tossicità, e ci sono potenzialmente, e quello potrebbe ridurre i gap in maniera fondamentale. L'altra possibilità è quello, lo ammetti subito in maniera condizionata.
mi risolvi sulla popolazione reale la performance. Ci sono alcune formule che inventammo 9 anni fa, quando ero ancora all'AIFA, che si chiamano Managed Entry Agreement, cioè dei processi di entrata gestita. Tu mi prometti che il 10% dei pazienti che tratto con questo sopravvive 15 mesi di più? Bene, tutti quelli che muoiono a 14 mesi e 29 giorni non ti pagano. Questo funziona, funzionicchia. Non è la soluzione del problema. Indubbiamente molte ditte non li accettano. E quindi, comunque, il vero gap è di tipo farmaco-economico. Buonasera, sono... Quando sono troppo lungo, tu... No, assolutamente. Buonasera, sono Lara Camerino, studentessa del primo anno di medicina. Tu, scusa, di parlare scandita sono... e forte, stai parlando un vecchio mezzo sordo. Quindi, okay. Come tuo bisnonno, che sarà molto più in forma di me. Buonasera, sono Lara Camerini, una studentessa del primo anno di medicina, e volevo chiederle anche in relazione agli accenni che ha fatto, per esempio, ai big data o a un possibile cloud per scambio di informazioni, e anche in relazione al concetto magari emergente della deep medicine, quanto sarà fondamentale il ruolo dell'intelligenza artificiale nei cambiamenti a cui dovrà andare incontro la medicina, proprio anche da un punto di vista sia della clinica ma di quello che fate voi all'EMA, e anche di collaborazione tra le varie specialità, nel senso di magari una medicina più traslazionale. Quanto... Beh, l'intelligenza artificiale sarà un giocatore centrale, perché la messa di dati, quello che noi chiamiamo lo tsunami di dati, può essere gestito esclusivamente con algoritmi da intelligenza artificiale. E naturalmente dobbiamo risolvere quella lista di problemi che ho rappresentato. I più grossi sono quelli ovvi: la credibilità della sorgente di dati, la robustezza dei dati, l'omogeneità, l'interpretabilità dei dati, e naturalmente essere in grado di avere una metodologia in cui chiedi all'algoritmo che cosa vuoi che ti dica, perché è vero, ci sono i sistemi, i learning system, cioè i machine learning system, che più utilizzano il dato, più imparano. Però indubbiamente devi validarli. Comunque si usa sempre più, per esempio, in anatomia patologica, non so se c'è qualcuno qui, i vetrini letti dal computer e letti dagli operatori stanno arrivando a livelli quasi sovrapponibili. Naturalmente dipende quanto i valutatori siano stati bravi a informare, perché l'intelligenza artificiale si basa comunque su una sua informazione. Comunque la risposta breve è sempre di più, e con però problemi metodologici, con grandi discussioni metodologiche a cui dobbiamo prepararci. Buonasera professore, sono Luca Tessieri e sono uno studente del quinto anno di medicina. Intanto volevo ringraziarla perché ci ha dato davvero un ventaglio di quello che probabilmente sarà il futuro della medicina. E volevo sapere, proprio a questo proposito, da un punto di vista legislativo, lei ci ha detto che nel futuro, appunto, alcune di queste tecnologie che lei ci ha esposto verranno approvate con un totale cambio di paradigma. Per esempio, diceva dei CAR-T che hanno bisogno di una metodologia tutta diversa per la produzione, oppure nel caso della terapia genica, oppure dell'utilizzo di CRISPR-Cas9, ci saranno delle problematiche dal punto di vista proprio etico, sociologico, che esulano un po' anche dalla mia ricerca di base scientifica. Per cui volevo chiederle se può darci appunto giusto un'idea di come funzionerebbe, qual è l'iter per questo cambio di paradigma dell'ingresso appunto di una nuova tecnologia del genere all'interno della produzione dei farmaci. Grazie. Ma ovviamente quando sono sistemi così complessi, con così tante comunità e tanti attori che debbano interagire, purtroppo vedo difficilmente un direttore d'orchestra di tutto questo. Un ruolo molto importante lo svolgeranno i regolatori, che si trovano al centro un po' di tutto, cioè
gli arriva tutto, ma smistano anche tutto. Quindi sicuramente tutta una parte, a parte quella etica, possono catalizzare tutto il processo di evoluzione verso questo paradigma o qualcosa di simile a questo paradigma, inclusa gli aspetti economici che il collega ha fatto emergere, inclusa la definizione di come risolvere anche il problema della sostenibilità e dell'accessibilità. Quello che non può risolvere il regolatore è il problema etico. E lì non vedo un direttore d'orchestra unico, lì vedo a un certo punto un sentimento sociale che non necessariamente dovunque sarà uguale nel mondo. Pensa solo al differente sentimento religioso di diverse religioni o degli atei rispetto allo stesso problema. Quello sarà oggetto di infinito dibattito e di tensioni sociopolitiche importanti. Buonasera, sono Lorenzo Arvoita, al quarto anno di medicina. La ringrazio innanzitutto per la molto interessante lezione. E le volevo chiedere, lei ha citato un po' le differenze principali, ovviamente, nello sviluppo di una terapia farmacologica rispetto a quello che è invece un ambito più clinico-chirurgico. Chiaramente con la chirurgia poi ha accennato anche la stampa tridimensionale e sappiamo che uno dei possibili campi che si preavvisano in questo ambito ovviamente riguarda il bioprinting e tutto quello che è chiaramente il tissue engineering, eccetera. Le volevo dunque chiedere, in una condizione che ovviamente diventa sempre più paziente specifica, come è possibile standardizzare l'approvazione, la regolamentazione di determinati parametri per fare delle protesi, ad esempio da anca, paziente specifico con tessuto osseo rigenerato in vitro, sia autologo che eterologo? Quindi quali sono le condizioni generali per regolamentare un qualcosa che chiaramente varia ad ogni intervento e non è possibile standardizzare in termini assoluti? Grazie. Se avessi la soluzione saremmo molto più avanti, se qualcuno ce l'avesse, non io. Però io vedo due possibilità, due aspetti. Uno, ci saranno, è già in stato di avanzata definizione, una possibilità di un approccio per piani successivi. Per esempio, il nucleo di questo l'ho già fatto vedere nelle CAR-T-cell. Puoi approvare, per esempio, il vettore virale, puoi approvare una serie di passaggi intermedi che devono essere molto standardizzati e non devi riapprovarli ogni volta, perché finora per approvare la CAR-T-cell devi riapprovare tutto dall'inizio alla fine, che non ha senso. Quindi ci sono diciamo approcci verticali e approcci orizzontali. Quelli orizzontali vanno per piattaforme approvate che tu assembli e di cui hai già la prova che l'assemblaggio di quelle produca quello che vuoi. Poi ci sono quelli verticali, tu devi approvare solo la parte finale di un processo dove non c'è ancora un test, che naturalmente non può arrivare alla definizione del singolo paziente, che non puoi approvarlo. Su quello non c'è altra strada che il monitoraggio e il benchmarking della best practice, che diventerà linea guida e diventerà di fatto soft law, come si dice, per governare il sistema. Non vedo altro approccio. Quello che non abbiamo avuto tempo di espandere è che alla convergenza delle tecnologie, cioè la technology convergence, che deve corrispondere a una regulation convergence. Noi, per esempio, approviamo adesso i device medici, sono fuori dall'approvazione dell'EMA, anche se ormai vediamo che l'integrazione dei due è sempre più quello che dici tu, anche delle procedure. Probabilmente si arriverà ad approvare delle procedure con questo approccio congiunto. E poi ci sarà una parte personalizzata che non sarà
codificabile e lo puoi fare solo ex post, come in fondo è avvenuto con i clinical trial randomizzati, perché quando lo rilascio, poi cosa avviene nelle popolazioni con comorbidità, con lifestyle diversi, eccetera, lo sai solo dopo. Con la differenza è qui, se partiamo col piede giusto, imponiamo da subito delle osservazioni, metti delle condizioni e gli studi di cui dicevamo prima, i post-authorization safety and efficacy study, per legge, per recuperare quel dato a livello dell'individuo. Queste sono le mie personali ipotesi. Salve, sono Carlo Venosa, un allievo del quarto anno di medicina. E vorrei fare una domanda, anzi, prima una piccola riflessione e poi la domanda. E negli Stati Uniti, praticamente sono il paese OCSE che spende di più in rapporto al loro PIL per i farmaci. E tuttavia, ciononostante, lo Stato copre soltanto meno del 20% della spesa pubblica dei farmaci e il costo dei farmaci negli ultimi anni è aumentato drasticamente. Dall'altra parte abbiamo un sistema, quello europeo, nello specifico soprattutto quello italiano, che ha uno dei rapporti tra costo farmaci, PIL, migliori al mondo. Secondo lei, con l'aumento del costo delle terapie nuove, quindi con una sostenibilità economica che diminuisce per terapie come la CAR T-cell, che costano centinaia di migliaia di euro, in alcuni casi anche milioni di euro, ha senso centralizzare i contratti che invece in Italia, ecco, l'AIFA o comunque le aziende governative fanno dei contratti collettivi su base nazionale. Questo porta a un risparmio enorme in termini appunto di capitale, cosa che negli Stati Uniti è addirittura vietata dalle leggi antitrust perché, per l'appunto, essendo aziende private che devono acquistare farmaci, non possono monopolizzare il mercato. Secondo lei ha senso collettivizzare, cioè centralizzare a livello europeo i contratti per acquisire farmaci in modo tale da far diminuire ancora più il prezzo e in ottica futura centralizzare a livello mondiale l'acquisto di farmaci per le singole nazioni? Quali sono i problemi burocratici, organizzativi a una cosa del genere? Esistono soluzioni migliori a una situazione del genere? Come possiamo affrontare la sostenibilità economica dei farmaci? Guarda, hai toccato quello che è il punto centrale di un grande dibattito. Ti posso dire, non ti risponderò a tutto stasera perché siamo stati l'altro anno una settimana chiusi a discutere questo e ovviamente non se ne tira da fuori una soluzione. Cercando di riassumere all'estremo, lasciamo stare il sistema americano che sta cercando di guardare altri sistemi perché il problema della sostenibilità per loro è arrivato al limite con questi prezzi, questi costi che abbiamo menzionato. Il sistema centralizzato europeo può arrivare, secondo me, ragionevolmente in tempi 2, 3, 4 anni al primo step, che è quello del definire il valore clinico aggiunto di un farmaco. Cioè, il problema è che il costo di un farmaco è molto contesto dipendente. Ti faccio l'esempio più banale del mondo. Noi in Italia, io ricordo le guerre che abbiamo fatto come AIFA per far passare gli inibitori di pompa protonica, cioè dei farmaci che adesso sono assolutamente banali, che costituivano un grosso capitolo di spesa, in cui avevamo dimostrato che praticamente c'era un crollo del 40% di interventi chirurgici, con uno solo pagava ovviamente un mese della spesa di una regione, ma siccome erano per compartimenti diversi, come AIFA noi eravamo tenuti a risparmiare qui per spendere là ed eravamo e risultavamo tutti e due virtuosi. Partendo da questo tipo di approccio, di mentalità, immagina la difficoltà che hai a farlo. Una CAR T-cell al centro di Milano costerà una facility molto di meno che farla a Turku in Finlandia a 300 km dove atterri solo sulle slitte e sulle cose.
quindi probabilmente la devi centralizzare, ma quel paziente ci avrà un costo diverso. Anche l'anticorpo monoclonale, se tu fai un ordine per 60 milioni di abitanti e sai che c'hai un uso e lo canalizzi e lo usi bene, puoi permetterti un costo. Se devi portarlo a Malta, dove ne usi 3 in 6 mesi, perché l'Italia dovrebbe accettare il costo medio che comprende Malta se se lo può negoziare? E su queste piccole cose, se ci pensi, non ci si è mai trovato una cosa. Quindi, a livello mondiale, scordiamocelo, quello che si può definire è il valore clinico aggiunto, e cioè farmaco calideco per la fibrosi cistica. Se io veramente dico che faccio 100 passi di autonomia in più prendendo questo farmaco che costa 10.000 euro al mese, bene, quanto risparmia il Servizio Sanitario Nazionale con quei 100 passi di autonomia rispetto al badante? Fino a che non si capirà che il costo del farmaco deve essere messo nella gestione del paziente, e vado oltre, nella gestione della patologia, nel contesto nel quale quella patologia è trattata, non si arriverà alla definizione del prezzo, ma si arriverà quantomeno alla definizione del valore, che dovrebbe diventare universale e non lo è. Non so che non ti ho risposto, ma magari la sapessi la risposta. Buonasera, Alessandro Gazzetti, Scienze Politiche, primo anno. Due domande. La prima, diciamo, vista la situazione attuale, cioè un panorama della popolazione, e vista la fiducia che in grandi parti la popolazione sta andando sempre più a scemare verso le autorità scientifiche, cioè penso ai movimenti Novax, 5G, tutte queste, diciamo, follie. Quale potrebbe essere una strategia dal punto di vista delle organizzazioni, dal punto di vista delle autorità scientifiche, per riacquistare quella fiducia che è stata, diciamo, persa in alcune fasce di popolazione? Dall'altra parte, domanda banale, qual è la situazione al momento dal punto di vista dei vaccini? Diciamo, quali sono gli sviluppi che possiamo attenderci nei prossimi mesi, in modo molto banale, molto concreto, ecco. Allora, grazie. sulla prima, secondo me, riacquistare credibilità della scienza e rispetto a queste degenerazioni dell'informazione, bisogna prima fare un atto di umiltà e capire perché si è persa. Quando ho parlato di conflitto di interessi, purtroppo troppi grandi anche scienziati, eccetera, hanno poi perseguito o sono stati smascherati a sostenere una tesi perché c'era dietro un interesse. E quindi con un po' di umiltà dovremmo cercare di distaccare gli interessi dall'informazione scientifica. E questo, l'ho detto anche banalmente, il paziente che mi viene pagato dalla ditta dicendo che quello gli serve assolutamente, eccetera, eccetera, perde credibilità anche se magari è vero. Secondo, dobbiamo sporcarci le mani, non stare solo ad avere il piacere di parlare con voi, che la pensiamo già uguale, poi abbiamo differenti esperienze, sensibilità, abbiamo accumulato una serie di nozioni di grado diverso, ma sostanzialmente già parliamo la stessa lingua scientifica. Dobbiamo veramente, con le parole giuste, iniziare a prenderci in faccia qualche torta da chi non la pensa come noi e spiegare. Spiegare e non dire no, tu non hai studiato, non lo sai, non mi seccare. Quello è un approccio che sicuramente non ha pagato. Certo, poi senza l'aiuto dei grandi media e delle grandi vie di diffusione, diventa oggi difficile, perché ora il passaparola, insomma, oggi non funziona, ci sono dei moltiplicatori che non riusciamo a gestire. Però non ci siamo mai veramente cimentati a gestire questi grandi moltiplicatori in maniera credibile. Quindi questo è uno.
L'altro sui vaccini, qual era l'aspetto che volevi capire? Quali saranno disponibili o qual è lo scenario? Allora, premessa, è la prima volta che si tenta una produzione globale e simultanea. Anche per l'influenza c'ha in fasi diverse del pianeta, le banali stagioni, produzioni differenziate e diverse. Qui si cerca di fare tutto insieme nello stesso momento, per tutti. Quindi chiaramente la produzione sta mostrando i limiti che avevamo annunciato a settembre, che nessuno ha ascoltato. I ritardi delle consegne saranno la norma, tenendo conto che la materia prima che usano tutti la stessa, o perlomeno a gruppi di farmaci la stessa in tutto il mondo, e i grandi produttori sono in India e in Cina. Quindi sarà un grosso problema di approvvigionamento della materia prima per poi fare il film prima. E questo già si sta vedendo. Secondo, la tentazione di spezzare il mercato e di fare dei canali differenziali c'è già, avverrà e non faciliterà le cose. Terzo, si sono sbagliati gli obiettivi. Non è l'immunità di gregge da perseguire con questo tipo di virus, perché è come perseguirlo per l'influenza, che è una fesseria mai sentita. Perché un virus che muta con questa facilità non può inseguirlo sempre. Adesso i grandi pensatori dicono: ma hai visto, in 6-8 settimane si riconfigura il vaccino e quindi ce l'hai. Su quale scala? Togli questo e metti quello. Comunque il problema di darlo chi? Hai tre varianti, quindi a chi dai quale? Fai un vaccino polivalente sulle tre varianti mentre sta uscendo la quarta? Non è una buona idea. L'altra cosa che non si è capito, non si è fatta una strategia in questo paese, meno che in altri, non si è definito l'obiettivo. Qui si è detto immunità di gregge 70% della popolazione, che non serve a niente. Qui dovevi capire questi vaccini che cosa danno, che tutti parlano di percentuali senza sapere che cosa stanno dicendo. Allora, il vaccino ha potenzialmente, c'è una bellissima diapositiva fatta vedere in uno dei pochi programmi che ha dato buona informazione, con due colonnine di Lego, dove metto nella prima parte come si chiama? Lego blu, e sono gli asintomatici. Poi mette quelli verdi, quelli che prenderanno una malattia leggera, poi quelli gialli che prenderanno una malattia forte, e poi quelli neri che prendono, rossi che prendono una malattia letale. Il vaccino cosa fa? Sposta solo la composizione di questi e porta, per quello che ne sappiamo adesso, a abolire la zona rossa. Cioè la malattia severa e letale nel 99,9% dei casi sarà abolita dal vaccino e ti cambierà la composizione. Quindi la strategia vaccinale quale deve essere? Deve essere: voglio ridurre le ospedalizzazioni e le morti, voglio proteggere solo gli anziani, voglio rilanciare l'economia e quindi vaccino prima la classe che si sposta e produttiva e che contamina di più, perché l'anziano in qualche modo penso di poterlo proteggere o lo proteggo, e quindi uso un mix di questo. Non ho sentito nessuno Stato fare una domanda precisa: cosa voglio ottenere? Ho questi strumenti che l'EMA aveva annunciato, saprai che strumento ti sarà dato, sarà un mitra o sarà un moschetto, te lo dico al momento dell'approvazione, se no, perché se lo sapessi già lo approvavo. Quindi bisogna fare vari scenari di che cosa voglio, cosa succederà in Italia. A parte che potrebbero cambiare rotta e quindi vedremo, insomma, adesso non possiamo anticipare cosa fare.
Però quello che è molto verosimile è che mano a mano che la popolazione sarà vaccinata da qualsiasi vaccino, perché è abbastanza indifferente a questo punto, caleranno i ricoveri, anche con le varianti, perlomeno tre varianti si sa già che rispondono, una forse risponderà un po' meno. Comunque, la mortalità e gli accessi all'ospedale diminuiranno in maniera importante. Il virus continuerà a circolare, continuerà a variare. Uno scenario verosimile, non venitemi a cercare se poi non si configura perché non ho la sfera di cristallo, ma molto verosimile, è che si influenzizzi, cioè diventi un altro dei componenti delle influenze stagionali che verrà inserito nel vaccino stagionale, che lo faranno, mi auguro, quante più persone possibili. Anche perché, a differenza dell'influenza, quando è letale lo è a prescindere, lo è su evidentemente profili genetici che non conosciamo ancora. Vediamo vecchietti 90 anni farlo in maniera indenne, vediamo giovani anche apparentemente senza patologie. È chiaro che è più vulnerabile, ma ci sono persone assolutamente non vulnerabili, apparentemente non vulnerabili, che hanno un decorso drammatico anche letale. Quindi finché non sapremo qual è la genetica a cui che predispone a questo, purtroppo non lo possiamo gestire completamente come una influenza. Ti ho confuso a sufficienza? Benissimo. Buonasera, sono Dugo Giovanni, iscritto al primo anno di medicina. E volevo chiederle, una volta avvenuto questo cambio di paradigma e quindi con l'ingresso dell'intelligenza artificiale, dei big data, della medicina personalizzata, volevo chiederle se il ruolo del medico cambierà più verso una figura di mediazione tra quello che è l'intelligenza artificiale che analizza i dati e crea una procedura e il paziente a cui bisogna comunicare comunque i risultati e su cui bisogna agire, oppure se il medico manterrà comunque una sua capacità decisionale, diciamo, quindi un'indipendenza da quello che può essere l'intelligenza artificiale. Insomma, se sarà una figura intermedia oppure se avrà delle sue decisioni. Secondo me in una lunga fase manterrà un ruolo centrale perché è il primo punto di contatto e poi l'entrata in questo paradigma non è un random access, deve essere un dedicated access, cioè, e quello non può che essere mediato dal medico, anche perché i due paradigmi coesisteranno per lungo tempo. Non solo, ci sarà tutta una serie di sintomi e non di patologie che saranno gestite secondo paradigma standard. Indubbiamente il medico deve evolvere, dovrà avere capacità di gestione degli algoritmi e di starter degli algoritmi. Per quanto a lungo, non lo so. Però sicuramente manterrà. Ci sarà un altro problema. Siccome prima di arrivare poi alla salute globale, totale, che non esiste, che perlomeno non è visibile ancora adesso, nei prossimi 50-60 anni, se non è, ci sarà tutta quella parte che solo il medico, esattamente come diceva il collega, in contatto col paziente, potrà definire per dare all'intelligenza artificiale la possibilità di aggiornare l'algoritmo o di crearne uno nuovo. Questa è come la vedo io. Se poi sbaglio, mettilo in conto. Salve, io sono Sergio Coppola, studente del primo anno di medicina, e le volevo fare due domande. La prima, entrambe in realtà di natura comunicativa. In primo luogo, in che modo l'EMA si interfaccia con le altre agenzie del farmaco, quale l'FDA, giapponese, canadese, eccetera. E la seconda, se questa medicina personalizzata in futuro favorirà un
ritorno in auge della figura della medicina territoriale, forse sempre più denigrata per via della crescente ospedalizzazione? Allora, la prima domanda, se ho capito bene, è qual è l'interazione tra i vari regolatori. Allora, è ovviamente crescente. Durante il Covid è stato assolutamente un momento di opportunità fantastica per decidere per la prima volta standard mondiali comuni fatti su accordo, che non c'è nessuna legge che al di sopra delle autorità nazionali. Esiste una coalizione, si chiama ICMRA, è la coalizione di tutte le autorità regolatorie che aderiscono volontariamente, devo dire hanno aderito anche Cina, India, anche se di solito sono silenziosi perché per motivi politici possono parlare poco, Cina, India e Russia. Tuttavia sono seduti al tavolo e perlomeno hanno capito quali sono gli standard che si dava il mondo occidentale. Questa coalizione è presieduta a turno da una delle autorità che le hanno fondate, è stata fondata dall'EMA e dall'FDA, ultimamente era presieduta dall'EMA, da me, e prima è stata presieduta dal Canada e così via. Quindi c'è un tentativo di armonizzazione mondiale. L'altra domanda era? La medicina territoriale. Ma la medicina personalizzata diventerà sempre più territoriale, con una dove l'intelligenza artificiale dovrà fare da collante dei risultati, delle problematiche, dei costi, eccetera, eccetera. Perché? Anche un banale 3D printing che viene fatto al letto del malato, ma dove è fatto molta medicina, paradossalmente non sarà più fatta in ospedale, può essere fatta sul letto del malato, a casa, con una serie di robotizzazioni, di monitoraggi e di cose in cui il medico può veramente andare a fare o può farlo centralizzato sul territorio e poi ridistribuire su nodi, su una rete neurale sempre, sempre più grossa. Però è difficile veramente predirlo. Tieni conto che questa transizione che vediamo sarà progressiva, partirà dalle malattie rare, malattie più importanti, malattie che non hanno un medical need, un cosiddetto unmet medical need, cioè una forte assenza di opzioni terapeutiche. E quindi nei prossimi 10, 20, 30 anni ci sarà molto dell'attuale che si affiancherà piano piano al resto. Vorrei dire che è molto interessante la partecipazione alle domande da parte dei professionisti del futuro, no? Qui abbiamo economisti, medici, scienziati politici e devo dire che oggi è molto bello essere qui dopo un anno di pandemia e ritrovarci qui in presenza a questa lezione. Ma in collegamento tramite le piattaforme web ci sono centinaia di persone ora collegate e una di queste è il professor Mauro Pistello, che è direttore dell'unità operativa di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana, nonché ordinario di microbiologia e microbiologia clinica. Ed è stato uno di quelli che anche lui, nonostante fosse un docente, si svegliava la notte per valutare i tamponi durante l'ondata e faceva i turni con tutti, quindi come Napoleone che mangiava con i suoi soldati dalle gavette. E lui mi chiede di chiederti quali sono i migliori target di vaccinazione nell'immediato? I giovani serbatoio di infezione o gli anziani più vulnerabili? Domanda molto difficile. Lo sono tutti e due. Naturalmente, secondo me, alcuni, dipende dalle condizioni dell'anziano, gli anziani dentro l'RSA, eccetera, sono ad alta vulnerabilità. In un certo senso, personalmente, io prediligerei i giovani, perché sono il veicolo, in questo momento, anche il veicolo familiare. Ora, una delle grosse diffusioni, ma poi gente che sta sul territorio lo insegna a me, quindi se dico una,
cosa sbagliata, mi corregga pure, ma mi sembra che una delle grosse problemi adesso sia l'infezione familiare che viene portata da chi è attivo. E chi è attivo sono i giovani che vanno a scuola e le persone che vanno ancora in situazioni lavorative dove il distanziamento sociale non può esserci, se non altro per i mezzi di trasporto. Quindi una riflessione se usare massivamente il vaccino su queste popolazioni, secondo me, va fatta. Paradossalmente alcuni anziani, quelli senza fattori di rischio, dico, insomma, è chiaro che ci sono, ci vorrebbe, secondo me, una declinazione per fattori di rischio da patologia, e ci sono, paziente oncologico, il paziente diabetico, il paziente cardiopatico, il paziente renale, sappiamo essere particolarmente vulnerabili. Questi andrebbero, a prescindere dall'età, lì non vedo fascia di età, andrebbero protetti. L'anziano in buona salute che può stare a casa in una situazione così può paradossalmente aspettare. So di dire una cosa che è molto controversa e che può destare tantissime critiche. Ma personalmente io vaccinerei, se noi andiamo a vedere i dati di prevalenza, che purtroppo io non ho accesso, ma userei quelli di prevalenza per comunità più infette, quindi veicolo di infezione, e forse farei ad anello, così come si fa per l'Ebola e per altre strategie vaccinali, farei più una strategia ad anello che una strategia sicuramente non per fasce d'età, che non ha nessun significato. Ti ringrazia e si complimenta per il chiarissimo intervento che tu hai avuto nella lezione. Grazie, è libero di dirmi la verità dal territorio sul quale riposiziono le mie idee. Benissimo, anche come strategia aggiunto. E c'è un'altra domanda che viene sempre da chi è collegato. La dottoressa Casieri è una ricercatrice che ha incontrato anche oggi in biochimica clinica ed è dovuta tornare in laboratorio per un'emergenza di cellule in cultura, però la sta seguendo. E mi chiede di chiederle, ma che cosa si dice di questo vaccino Covid pediatrico? Cioè il fatto di andare a toccare i bambini con una strategia di prevenzione vaccinale. È una fake news o è una cosa alla quale si sta pensando? Soprattutto nell'ottica delle varianti che potrebbero essere più contagiose e aggredire target finora impensati. No, è un problema che senz'altro è nella fase di osservazione. Tradizionalmente i vaccini si sviluppano prima nella fascia centrale degli adulti. Poi a seconda dei livelli di immunogenicità e sicurezza che sono avuti si estendono alle fasce potenzialmente più vulnerabili, quindi anziani e bambini. Per i bambini in realtà non ci sono grossi problemi, il fatto è più orienta più nella strategia vaccinale e nella strategia di contenimento della diffusione della pandemia che nel se usarli o no. Sicuramente userei subito le donne in gravidanza, perché non c'è un motivo al mondo per non farlo. E nell'ambito pediatrico stiamo vedendo sicuramente alcune variabili potrebbero essere più aggressive o elettivamente aggressive per la fascia pediatrica. Ne so poco oggettivamente di a che punto sia. Quindi non è una fake news. Non è una fake news che ci sia una riflessione che si stia adesso anche comunque vaccinando via sperimentale dai 12 anni in giù e sicuramente ci sono alcune osservazioni già viste che potrebbero far valere la pena di sviluppare un vaccino soprattutto sulle varianti, ma torniamo al discorso delle varianti. Ora, prima di congedarci e lasciarti insomma agli omaggi conclusivi, secondo il cerimoniale di questa giornata di orizzonti, mi permetti di farti una domanda. La domanda che ti faccio è la seguente. Come mai gli ambasciatori italiani in stati così lontani come la Cina si sono vaccinati col vaccino cinese
e chi in Russia si è vaccinato col vaccino Sputnik, mentre questi vaccini dalle nostre parti tardano ad arrivare, casomai i cosiddetti vaccini classici, no? Allora, gli ambasciatori, secondo me, per due motivi, uno per cortesia politica e due per intelligenza pratica, perché quello c'è. Oggi sappiamo, questa è una risposta indiretta a chi ha paura dei vaccini, ai Novax, oggi sappiamo che un vaccino, la pericolosità del vaccino è vicina allo zero, parliamo di effetti importanti e dannosi in termini di meno di 1 in 100.000, per questi vaccini stiamo parlando di meno di 1 per milione. Quindi il rischio relativo di prendere un vaccino è vicino allo zero. E quindi dal punto di vista sicurezza non c'è nessuna ragione per non farlo. Dal punto di vista efficacia tutto al più non funziona, quindi va bene. Perché non li usiamo noi? Che mi sembra una domanda molto importante. Questo. Allora, ricordiamoci che per circolare un farmaco in Europa e in America deve, chi lo vuole commercializzare, deve proattivamente chiedere l'autorizzazione. Cioè non è che le autorità regolatorie inseguono qualcuno e dice: ho un'autorizzazione, te la voglio dare. Lo devi chiedere. Se non lo chiedono, non gliela possiamo dare. È uno dei problemi che abbiamo avuto con alcuni vaccini, hanno tardato a sottoporlo all'EMA e diceva: perché arrivate dopo UK? Non ce l'hanno chiesto, ci hanno dato i dati. Quindi Sputnik e, come si chiama? Vaccino cinese. Il vaccino cinese, comunque si chiami, non hanno chiesto di sottoporlo in Europa. Non ci hanno proprio chiesto, non gli interessa, hanno già i mercati loro dove hanno standard molto meno stringenti dei nostri. Il vaccino russo è interessato al mercato, ha chiesto una rolling review all'EMA, ma non ha chiesto né formalmente autorizzazione né ha sottoposto i dati di fase 3, per cui potrebbe arrivare da un momento all'altro, ma dipende da loro, sono loro che devono fare la mossa. I cinesi non ci pensano proprio, non gli interessa, hanno altri mercati. Se funziona non lo sappiamo perché sono dati non pubblicati, probabilmente funziona. Io dico, un vaccino che ha anche il cosiddetto 50% di efficienza, definito come 50% non ti verrà nessuna forma di Covid, e l'alto 50 comunque ti ridurrà la severità della malattia, per me, per un regolatore, sarebbe un vaccino assolutamente autorizzabile. Ma nessuno sa di cosa stiamo parlando. Questo è il motivo perché non ci sono. Comunque il motivo numero uno, quello tecnico, centrale, non hanno fatto richiesta per entrare e non ci hanno dato i dati. E quindi tutte le strumentalizzazioni politiche sono acqua fresca, insomma. Allora, chiacchiere in libertà di politici che non si degnano di informarsi di una domanda semplice come hai posta tu, che ha una risposta, che ha una delle poche risposte chiare che ho potuto dare stasera. Bene, grazie al professor Guido Rasi. A questo punto inviterei i delegati e i rappresentanti degli allievi, perché ora c'è tutto un cerimoniale, prego, che consiste, lo diranno loro man mano. Dovremmo metterla noi la spilletta, ma non mi sembra il momento adatto. No. Esatto. No, allora me la metterò in vostra presenza. Dove? Questo invece è un attestato che vediamo. Aprirlo. È un attestato firmato dalla rettrice, vediamo a tutte le persone che vengono qua a fare conferenza a noi per Orizzonti. C'è la famosa frase: quando va uno di noi. Bene, vogliamo. No.
C'è la sua firma e c'è poi la sciagona d'Erica se vuole. Se vuole può anche sfogliare e vedere chi altro è venuto a fare la dedica. Mamma mia. Quasi finito, Bene, ti ho firmato, no? Bene, grazie. Adesso vediamo degli altri. Ah, un attimo molto la attenzione per le stimolo artistico. E stimolo artistico grande, alle quali, come vedete, non c'è una risposta di libera. Bene, allora per il prossimo appuntamento con i voti del Consiglio a marzo, ma c'è la possibilità di diritto dell'annuario per cui direi tutti ora che si è andato dalla presenza a farsi la foto. Ovviamente rimane un po' anche. Anzi, facciamo così, lasciamo, rimanete sul posto, tutti gli altri, ricordare che quello che è il posto che possiamo dire da quelle mani.
posso avere il sorriso, è più facile. Grazie. Thank you.